Cucù, sono Madame Popò ed oggi mi trovo a Villa d'Este, in questa bellissima dimora storica, e vi racconterò di tre film che hanno girato qui. Per i più vecchietti, ma senza offesa, troviamo nel 1972 Bruce Lee a Villa d'Este per girare due scene del celebre film L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, insieme a Nora Miao, che lo porta a scoprire le meraviglie di Roma e dintorni, e vedendo le fontane di Villa d'Este dice: «Secondo me tutta quest'acqua è uno spreco, ci si potrebbero irrigare 200 risaie, anche di più». E per i più giovani, ma forse neanche tanto visto che sono passati ormai 20 anni, era il lontano 2003 ed usciva il film Lizzie McGuire da liceale a popstar di Jim Fall, dove vediamo Lizzie e Paolo correre vicino alle 100 fontane. Ed infine, To Rome With Love di Woody Allen del 2012, i giovani Michelangelo e Hailey passeggiano mano nella mano fantasticando sul loro matrimonio, lungo il viale delle 100 fontane, il viale che, come invece recita Nora Miao nel film di Bruce Lee, è il viale preferito degli innamorati.